Buonasera a tutti, benvenuti. Questo è l'ultimo appuntamento di questa piccola rassegna, il quinto appuntamento di una rassegna che, insomma, siamo contenti, è andata molto bene. Parlo a nome degli artisti fuori posto e siamo veramente, veramente felici. Sarà una serata un po' particolare, per cui i ringraziamenti, al contrario di quanto si fa di solito, li faccio all'inizio e capirete perché. Perché sarà una serata, insomma, che avrà diversi contenuti e diverse cose, e a un certo punto sarà bene, credo che né io né Marco ce la sentiremo di dire altro, per ovvi motivi che capirete. Allora, inizio con ringraziamenti velocissimi ad Andrea Dettori, delegato della cultura della città metropolitana, Antonella Pina, che è la responsabile dei servizi di promozione della cultura della biblioteca Emilio Lussu, la biblioteca Emilio Lussu e i bibliotecari per averci supportato, sopportato, ma soprattutto per il lavoro che svolgono ogni giorno, perché ogni santo giorno assicurano lo svolgimento di un servizio pubblico gratuito per i propri utenti, quindi siamo molto molto contenti. E i miei colleghi, gli artisti fuori posto, perché uno può avere grandi idee, però poi ti serve qualcuno che ti aiuti a realizzarla in concreto. Allora anche una semplice somministrazione di un tè, così come l'organizzazione concreta degli incontri, ha impegnato ogni volta una media di 6 persone. Questo è per dire che, insomma, anche le cose che sembrano più semplici hanno dietro un grande, grande lavoro. Quindi grazie, grazie ai miei colleghi, impeccabili, precisi come sempre. Con tra l'altro modesti, perché stanno facendo così tanto come me. Chi ci ha fornito anche i limoni? Sembra una cosa semplice, però i limoni rigorosamente bio. Gli ospiti che sono stati con noi, il primo appuntamento dedicato ai fumetti, quindi Guido Masala e Massimo Dall'Oglio. Poi abbiamo avuto Francesco Abate, Carlo Augusto Meliscosta, Bukhar Wad, Rossana Copez, e questa sera abbiamo Marco Lussu, che aprirà però questo appuntamento in una maniera un po' diversa dal solito. Diversa dal solito perché Marco non è arrivato da solo, ma è arrivato con Roberto Rachel, che suonerà la chitarra classica. Buonasera. E che ha curato l'arrangiamento di Non Posso Riposare, poi ci dirà anche due cose rispetto a questo arrangiamento che ha curato e riscritto, essendo poi lui un discepolo discendente della dinastia Rachel, insomma. Possiamo dire che stasera scriveremo la storia di questo pezzo, noi c'eravamo, lo potremmo dire. Poi abbiamo Carlo Capitu al violoncello, Andrea Ortu al flauto traverso, e appunto l'autore del libro di cui parleremo questa sera, Marco Lussu, che però per questa occasione è anche musicista. Lascio la parola senza microfono, invece senza microfono, così ci spieghi un pochino che cos'è, che cosa sentiremo questa sera. Allora, una versione di Non Posso Riposare, ce ne sono centinaia, tutte cantate benissimo, e mi sono reso conto che non ce n'era una esclusivamente strumentale. E allora ho pensato a questo organico dove ci sono voci diverse, il violoncello rappresenterà una voce maschile, il flauto la voce femminile, così come anche il testo scritto da Sini propone, perché tutti cantano la prima parte dell'innamorato e poi però ci sono le risposte della donna che non vengono mai cantate, quindi sono fatte con la voce femminile. E niente, spero che vi piaccia e magari voi. Grazie. Thank you.
Adesso con molta calma facciamo le persone serie, no, non che fino adesso non lo posso. Difficile, giustamente dice Marco, difficile. Va bene se usi questo microfono un po' così? No, no, vieni tu, avvicinati pure. Allora, di solito apriamo gli appuntamenti leggendo, leggo qualcosa, leggo sempre qualcosa e mi sono immaginata che i protagonisti di queste poesie, di poesie trattasi, Adiosa e Adioso, mi sono immaginata il dopo, cioè che cosa succede ai protagonisti, che cosa sarebbe potuto accadere. E c'è una poesia intitolata Lo sposo di Sebastiano Satta, che un pochino un'idea me l'ha data. Perché in una strofa dice: pur nella notte sacra posso ritornare al mio focolare e mi vedrai, mia mia. Verrò dal mare, ritto sul cavallo rosso. Io ti veda vestita d'oro, vestita di fiamma, o mio fiore, e ancora ti avvolgan i canti del coro e le fiamme del mio cuore. Voglio pensare che a un certo punto si ritrovano questi due. Marco Luzzo con Non Poter Riposare, benvenuto, buonasera. Forse sai, è alto. Passo questo. Anche forse? Sì, si sa. Passo questo. Marco Luzzo, che è stato anche mio professore, è un etnomusicologo, dottore di ricerca in storia e analisi delle culture musicali presso l'Università La Sapienza di Roma. Insegna appunto all'Università di Cagliari, Venezia, Palermo, Firenze. Ha svolto ricerche in Sardegna e a Cuba sul rapporto tra musica e religione, si occupa anche di studi sulla poesia improvvisata, musica rap, ed è il co-curatore dell'Enciclopedia della Musica Sarda, co-curatore e responsabile scientifico dell'Enciclopedia della Musica Sarda. Mica pizzerfitti, insomma. E adesso, siccome non aveva niente da fare, nell'arco di 2 anni, giusto, perché questo è frutto di studi e di ricerche di 2 anni, ha pubblicato questo libro Non Poter Riposare. Ora, la domanda è, perché un libro su Non Poter Riposare? Perché? Intanto, confermatevi che si sente così. Sì. Parlo da qui, intanto volevo iniziare un attimo ringraziando Francesca e gli artisti fuori posto per l'invito. Perché? Il primo motivo è perché me l'hanno chiesto, nel senso che è uno di quei lavori appunto che non nasce dal mio ambito di ricerca che ho sviluppato, ma c'è stata una circostanza, cioè il fatto che nel 2015 si celebrasse il centenario della composizione della poesia, Adiosa, che è la poesia che ha dato vita poi a questa canzone che tutti conosciamo. In realtà poi lavorando durante la ricerca è venuto fuori, ho scoperto che anche la musica risale a quell'anno lì. E quindi nel 2015 vennero organizzate una serie di iniziative, tra cui un convegno organizzato al comune di Sanure, che è il comune che ha dato i natali a Salvatore Sini, l'autore del testo. Il convegno era organizzato da Ottavio Nieddu, fu invitato lì assieme a altri relatori, e alla fine di questo convegno, che andò molto bene, Ottavio mi ha chiesto: ma perché non proviamo a scrivere, perché non proviamo a lavorare un libro su Non Poter Riposare? Quindi nasce banalmente da questa cosa, dalla celebrazione del centenario e da una richiesta. Le altre cose sono che in realtà è un piacere lavorare sulle musiche che ti piacciono, nel senso che quando uno si sceglie un argomento di ricerca, non sempre è possibile, no? Perché a volte nel nostro lavoro ti capita di dover lavorare su delle cose che non ti fanno impazzire, che sono interessanti per altre ragioni per cui ci lavori, e invece qua diciamo la base di partenza è il fatto che io, come tutti i sardi, ovviamente conoscevo Non Poter Riposare, l'ho ascoltata in decine di versioni, cantata, suonata, adesso in una ulteriore bellissima versione, e quindi insomma era piacevole, era interessante. L'ultima ragione, forse quella più seria, più vera, è che lavorare su Non Poter Riposare è un po' una sfida dal punto di vista del metodo, perché io normalmente mi occupo di etnomusicologia, cioè studio le musiche di tradizione orale, dicevo un po' Francesco, io lavoro sui suonatori di lauretta, sui cantori a tenore, su questi improvvisatori, e in realtà Non Poter Riposare è una sorta di oggetto musicale ibrido.
Perché intanto lo diciamo subito, è un brano d'autore, non è una musica della tradizione sarda. Noi conosciamo perfettamente gli autori del testo della Puglia, abbiamo le fonti originali della musica del testo, quindi è un brano d'autore. È un brano che ha una storia più che secolare. Allora c'è tutta una parte del lavoro che va fatta con metodologie che sono più quelle dei miei colleghi musicologi storici. C'è una parte del lavoro in cui tu devi lavorare sulle fonti d'archivio, analizzare i documenti, per me sono stati molto utili i quotidiani, sfogliare le pagine dei quotidiani di quegli anni, analizzare le partiture, insomma, quindi un metodo che non è propriamente il mio. Detto questo, io non ho rinunciato all'approccio dell'etnomusicologo, che normalmente lavora a contatto con i musicisti, con le persone, quindi ho parlato, ho intervistato, ho chiacchierato con tutti i musicisti con cui ho potuto, insomma, persone che le eseguono, che l'hanno eseguita, eccetera. E poi c'è un altro aspetto importante, che mi è utile anche per iniziare a raccontarvi come è fatto il libro. In coda al libro c'è una discografia di Non potrò riposare. Io ho chiesto aiuto a un amico e collega di Mauro Aresu, abbiamo provato a contare le registrazioni di Non potrò riposare. Quindi abbiamo escluso, per esempio, immagino che molti di voi conosceranno o sapranno che molti artisti nazionali, quando vengono in Sardegna durante i loro concerti, alla fine, per rendere omaggio alla terra che li ospitate, a noi sardi, eseguono dal vivo Non potrò riposare. Trovate i video su internet di Giovanotti, di Gianna Nannini, di Anna Oxa, sono veramente tantissimi. Quelle però restano occasioni sporadiche, no? Cioè vengono qui, la eseguono dal vivo e tornano a casa loro. Quelli li abbiamo esclusi, sono tantissimi, ma non li abbiamo contati. Abbiamo scelto solo quegli artisti sardi e non che hanno volutamente deciso di incidere in un loro lavoro discografico la propria versione di Non potrò riposare. Abbiamo trovato la più antica, abbiamo continuato a contarle e siamo arrivati a oltre 140 versioni. Che è un primo dato interessante, un dato che ci ha colpito, significativo, cioè Non potrò riposare è senza dubbio il brano di musica della Sardegna più inciso nella storia. E allora c'è un altro discorso, che esiste una disciplina sorella dell'etnomusicologia, si chiama Popular Music Studies, cioè sono i colleghi che normalmente si occupano di De André, di Michael Jackson, del Festival di Sanremo, cioè, e loro lavorano in maniera ancora diversa. Lavorano molto sulle registrazioni, analizzano i processi di realizzazione dei dischi, come la musica viene diffusa attraverso i media, eccetera. Allora il discorso era questo, era sfizioso, perché se tu vuoi capire Non potrò riposare in tutto il suo percorso devi vestire un po' i panni del musicologo storico, un po' dell'elettromusicologo e un po' dello studio di popolare musica. Insomma, tutte queste ragioni assieme mi hanno fatto venire voglia di provarci. Quindi i motivi sono questi. Allora, diciamo subito che Non potrò riposare è l'incipit della poesia. Di una poesia. Di una poesia che si intitola Addio Rosa. Bene. Di Salvatore. Di Salvatore Sim. Oh, quindi Non potrò riposare, in realtà la musica che noi conosciamo arriva dopo. Chi era però questo signor Sini che scriveva così bene? Sono due figure, guardi, visto che qua sembra tutto, in realtà siamo un po' organizzati. Siamo un po' organizzati, non sempre. Eccoli qua, Giuseppe Rascione e Salvatore Sini, autori della musica e del testo. E il libro inizia con questa parte storica, per cui ti costruisco un po'. Ci sono due parti della storia, poi dimmi tu quale vuoi che raccontiamo. Una che riguarda gli autori e una che riguarda proprio la genesi del canto, del brano, perché si può ricostruire anche quella. E per quanto riguarda gli autori, sono questi due signori, due belle vite. Sini era di Sanure, l'abbiamo detto, quindi un piccolo paese della Barbagia. La sua biografia credo sia comune anche in molte nostre famiglie. Nella mia famiglia c'è una storia simile, nel senso che lui nasce in una famiglia di pastori, inizia da bambino a lavorare, a aiutare il padre, i fratelli più grandi in campagna col bestiame, poi un po' a casa, un po' in paese, si accorgono che era intelligente, sveglio, brillante, e decidono di investire per farlo studiare, cioè il figlio che scelgono per farlo andare a studiare al Nuoro. E quindi si trasferisce da ragazzino da Sanure al Nuoro, inizia a studiare, una carriera brillante che lo porta a laurearsi in legge, in giurisprudenza, e a fare l'avvocato. Quella di avvocato sarà la sua professione per tutta la vita, e a fianco a questa professione coltiva una passione per la letteratura che prende insieme due forme. Lui si occupa di drammaturgia e di poesia e le coltiva entrambi sia in sardo che sia in italiano. Questo è un dato molto interessante che tanto si ricollega a ciò che succedeva dal punto di vista poetico. Non è un caso che lei ha letto la poesia di Sartre in italiano. Per cui noi nella produzione di Sini abbiamo poesie in sardo, poesie in italiano, testi per il teatro in sardo e testi per il teatro in italiano. E nella sua produzione, e il tavolo magari ve la faccio vedere, c'è anche questa poesia Addiosa, che scrive nel 15 e poi alcuni anni dopo scriverà quello a cui faceva accenno Roberto Primo, un'altra poesia che è Addioso, che è la risposta di Addiosa.
Se vuoi, visto che ci siamo. Eh sì, e invece il signor Rachelle. Rachelle è una storia forse ancora più bella, nel senso che quella dei Rachelle è. Non so, la dinastia di musicisti sicuramente più importante in Sardegna tra il secondo 800 e il primo 900. Una dinastia molto lunga. Loro sono di origine nizzarda. Quindi vivevano a Nizza, questi trasferiscono a Parma a fine del 700, il primo dei Rachelle ad arrivare in Sardegna arriva negli anni 40 dell'800, che era il nonno di Giuseppe di Peppino, e sono tutti musicisti. Era musicista suo nonno, era l'ultimo violoncellista, suo padre, Peppino, erano cinque fratelli maschi, tutti musicisti, e la dinastia dei Rachelle ha continuato a regalare musicisti alla Sardegna, al mondo ancora oggi. Noi abbiamo Stefano con pianista e Roberto, che avete appena sentito, con chitarrista, che ha arrangiato questa versione. E ancora, insomma, questi Rachelle ci regalano dei musicisti. E lui nasce a Cagliari, si forma a Cagliari a casa, studia con nonno, con padre, era un flautista, va a fare il militare a Verona, torna e fa quello che poteva fare un musicista professionista in Sardegna nel secondo 800, cioè suona nelle orchestre. Prima a Cagliari, poi lo troviamo a Sassari, dove diventa primo flauto. Poi però in quegli anni si sta aprendo un altro mercato, cioè che è quello delle bande musicali, nel senso che noi abbiamo bande musicali in Sardegna già dal primo 800, che però sono fondamentalmente bande militari, sono le bande dei reggimenti di stanza a Cagliari o nelle altre città dell'isola. Dopo l'unità d'Italia iniziano a nascere le bande civiche, le bande comunali, e quello diventa di fatto un nuovo mercato per questi professionisti, per cui Peppino intraprende quella strada lì. Noi lo troviamo a Tempio alla fine dell'Ottocento, Tempio Posa era stato il mio paese, dove sono andato io, a fine dell'Ottocento dirige la banda di Tempio, 1903 fanno concorso per direttore di banda a Macomer, Peppino partecipa, vince, si trasferisce a Macomer e inizia a lavorare lì. 1906, un nuovo concorso per direttore della banda di Nuoro, concorso autorevole, una commissione presieduta da Luigi Canepa, dal compositore sassarese, Peppino partecipa, vince, 1906 si trasferisce a Nuoro, a 48 anni, ormai è un musicista formato, arriva lì e si innamora di quella città e lì trascorrerà tutto il resto della sua vita. E lì incontra Salvatore Sini, inizia un rapporto di amicizia e anche di collaborazione artistica, molto stretta, perché noi abbiamo in realtà diverse poesie di Sini che sono state messe in musica, e tutte sono state messe in musica. Sempre messe, ecco. Hanno circolato meno, forse quella che è l'unica che ha veramente, come dire, oltrepassato l'oblio è Adiosa, però ce ne sono altre. Tutte musicate in su Montecolare, ragionando. Poi vi parlo di. E quindi insomma, si incontrano questi due signori, diventano amici e danno vita a un brano che i sardi identificano come, diciamo, un marchio di fabbrica ovunque vanno. Credo che tutti quanti conoscano questa canzone e tutte le generazioni che arriveranno conosceranno questa canzone, perché comunque la tradizione orale è fortissima. Nelle nostre case c'è sempre stato qualcuno che ce l'ha cantata e via discorrendo. Ma vorrei capire una cosa sul testo, okay. Sia sull'origine, tu mi parlavi prima. Sì, se mi permetti, c'è questa cosa che è bella, perché ripeto, in realtà le storie che si possono raccontare sono due: una è quella degli autori, l'altra è quella della genesi del brano, che si riesce a ricostruire sopra, grazie a varie fonti, per esempio in quegli anni lì venivano già pubblicati sia l'Unione Sarda che la Nuova, quindi non sono andato a leggere, insomma, i quotidiani dell'epoca, ma soprattutto Salvatore Sini era un uomo molto meticoloso e ha tenuto diari per tutta la sua vita. I figli conservano 56 anni di diari della vita di quest'uomo. Il lavoro, il rapporto prima con la famiglia, in particolare con Stefano per i Rachelle e poi con Agostino, il figlio di Padre Sini, è stato importante, perché insomma l'accesso ai documenti è avvenuto grazie a loro. E in questi diari di Sini ci sono un sacco di cose interessanti. C'è la sua vita lavorativa, lui faceva l'avvocato, all'inizio lavorava alla pretura di Orani, si muoveva a cavallo tra Orani e Nuoro. Poi era un grande amante della natura, molte delle sue pagine partono banalmente con indicazioni meteorologiche, oggi piove, oggi c'è il sole. È uno dei padri, dei fondatori della speleologia in Sardegna, questa grande passione. C'è in Supramonte una grotta intestata a Salvatore Sini, e almeno due, forse tre, guardo dietro perché c'è un mio caro amico Vittorio Speleologo che mi ha dato le fotografie, perché scendendo in queste grotte, non è una cosa per tutti, bisogna saperlo fare, c'è ancora la firma Avvocato Sini che lui faceva con il fumo delle lampade a petrolio con cui scendeva giù nelle grotte, e ancora si possono trovare, insomma. E questo amore per la natura è bello, lui ogni tanto, esempio, finiva prima, quando stava a Orani, finiva prima e tornando a cavallo al muro cambiava sentiero. E nel diario trovate scritto, racconta dei paesaggi che vedi, descrive questa natura, quindi molto bello. E lì ci sono anche tutte le informazioni
sull'origine della canzone, che risale al 1915, come vi dicevo prima. E questa è una bella storia. Intanto c'è un antefatto importante. Vi ricordo che nel maggio del 1915 l'Italia dichiara guerra all'Austria-Ungheria e siamo entrati nella prima guerra mondiale. Maggio del 15. Il 23 luglio del 15, quindi due mesi dopo l'ingresso in guerra, Sini appunta sul suo diario i primi versi di questa poesia intitolata Adios, una poesia d'amore dedicata a una donna della quale non si conosce l'identità. Infatti noi non sappiamo chi è. No, lui la chiama Diosa, la chiama Dea. La Dea. In castigliano. Chissà. Dea, chissà. Non no, no, nel libro non ne parla, però se mi piace molto. L'aspetto gossip, sono donna. Esatto. La compone anche in fretta. C'è un'altra cosa molto curiosa: in quella pagina del diario lui scrive da ore 15:50 a ore 16. Ora, noi la vediamo la poesia, in realtà la poesia lunga, sono 9 strofe, probabilmente ha scritto la prima strofa. Cioè, aveva lì, così, 10 minuti. No, probabilmente l'ha iniziata, però sappiamo che in quel pomeriggio del 23 luglio 1915 è nato il testo di questa poesia. Vi racconto poi, è molto carina questa storia, perché da luglio ci spostiamo a settembre, 25 settembre, e Sini scrive nel diario: sono venuti a casa gli studenti Marongio e De Bernardi per chiedermi il mio dramma teatrale. E la vicenda è questa: vi dicevo, Sini scriveva richiesti per il teatro. La guerra è subito molto cruenta, i quotidiani di quei giorni sono pieni di notizie dei soldati sardi feriti, dei dispersi e dei primi morti che rientravano. Cioè le pagine tu sfogli, 2 dispersi di Busacchi, 3 feriti di Dorgabbi, i quotidiani di quei giorni lì, di quei mesi del 15 sono così. E voi immaginate questa Nuoro, che era un paesino, Nuoro nel censimento dell'11 ha 6.000 abitanti, è una villigiana, insomma. Ma vale per tutta la Sardegna in realtà, cioè gli uomini in forza erano tutti al fronte e nei paesi restavano le madri, magari con i figli che avevano difficoltà a portare avanti la famiglia, e quindi questi studentelli di Nuoro decidono di organizzare uno spettacolo teatrale per raccogliere dei fondi per le famiglie dei richiamati in guerra. E questi due, che forse sono i più intraprendenti, Marongio e De Bernardi, sanno che l'avvocato Sini scrive testi per il teatro, bussano e gliene chiedono uno e lui glielo danno e gli dà il giuramento dei sardi o il giuramento presso i sardi, poi le fonti non sono concordi. E lo mettono in scena subito, dal 25 settembre, il 3 ottobre vanno in scena. E noi conosciamo benissimo questa cosa, perché c'è una bellissima cronaca, oggi la chiameremo recensione, sulla Nuova Sardegna. Cioè c'è un giornalista che è lì e qualche giorno dopo sulla Nuova racconta cosa ha visto. Un articolo molto importante ma molto bello, per cui nel libro lo riporto per intero perché è molto interessante. Ci dice che questo dramma era ambientato a Sarule, ci dice che era molto semplice, c'erano dei teli pitturati come scenografie, conosciamo l'argomento, il giuramento dei sardi, il tema del giuramento comunissimo all'epoca, cioè il sardo persona d'onore che fa un giuramento e se per qualche motivo quel giuramento non può essere mantenuto, questo fatto provoca una serie di conseguenze che possono arrivare anche a fatti di sangue. Per dire, in quegli anni lì Gavino Gabriel stava componendo la Iura, l'opera lirica, e Iura in Gallurese significa proprio giuramento, il tema è molto simile. Sappiamo che Luigi De Bernardi, uno di quei due studentelli che andava a bussare a chiedere cosa, recita, fa la parte di Pietro, del protagonista che muore in scena. Sappiamo che va molto bene, perché la sala è piena e raccolgono 250 lire per le famiglie dei richiamati, e sappiamo, quello che ci interessa, che in intervallo tra il primo e il secondo atto viene eseguita per la prima volta, nella sua versione originale, per voce e pianoforte, la canzone Adiosa, con testo dell'avvocato Sini e musica del maestro Lascelli. Quindi evidentemente dal luglio in cui lui ha composto il testo al 3 ottobre l'ha anche data a Rachel che l'ha musicata e lì viene eseguita per la prima volta. E, in questa storia, che è proprio quella delle origini, c'è un'altra cosa molto bella. Sini in quei giorni non sta bene, ha problemi di salute, lo scrive nel diario, quindi non va. Cioè Sini il 3 ottobre, l'autore del testo non assiste alla prima esecuzione di Non Poter Riposare. E prima che la senta passa tanto tempo, si arriva al 26 novembre, quindi passano quasi 2 mesi. E ve lo faccio vedere, questa è una pagina del diario, una delle fonti a cui ho avuto accesso. Non è chiarissima la grafica di Sini, però vedete c'è 26 novembre, e scrive: venne il maestro Rachel Giuseppe che musicò Adiosa, ho scritto tra virgolette nella seconda linea, con certo Dore Luigi, che cantò la poesia con accompagnamento di chitarra e mandolino. Il motivo è indovinato e i versi furono cantati bene. Sentì stupore, dolore, gioia, terrore. Quante cose. Erano le pagine più belle del diario di Sini riferite a questa,
a questa poesia, ci dà un sacco di informazioni interessanti e poi chiudo questa parte storica in realtà del libro con una notizia che forse non è centrale nella storia, nella nostra storia di Non poter posare, però quando uno fa ricerca inizia a cercare, poi non sa dove finisci. E insomma, frugando questi documenti è venuta fuori questa cosa. Questo è Luigi De Bernardi, Gigino De Bernardi, uno di quei due studentelli che andò a bussare per chiedere il dramma all'avvocato Simi e che recitava, che moriva in scena, faceva la parte di Pietro nel dramma. Bene, è venuto fuori che Gigino De Bernardi è uno dei ragazzi del 99. Molti di voi conosceranno questa definizione utilizzata per identificare i ragazzi classe 1899 che nel 17, dopo la disfatta di Caporetto, quando l'Italia era in estrema difficoltà, vennero richiamati in guerra. Cioè, la leva del 99 è la leva più giovane degli italiani che hanno fatto la prima guerra mondiale. Ed erano ragazzini, cioè partirono nel 17 e nel 90, avevano spesso appena compiuto 18 anni, neanche maggiorenni, la maggior età non era 18 anni allora. E Gigino è uno di questi, cioè nel 17 parte in guerra e il 10 ottobre del 18 muore in guerra. Per cui c'è questa vicenda, che forse è solo simbolica, però in qualche modo mi ha colpito, che in un contesto che era nato per esorcizzare la guerra, quel dramma teatrale, dove Gigino mette in scena la morte, e poi Gigino in guerra ci va davvero e in guerra trova la morte. E lì però sta nascendo, non posso riposare, cioè sta nascendo il più importante canto d'amore della Sardegna. Quindi c'è questo, nell'origine del brano, questo legame tra vita, morte, guerra, amore, che ha anche un significato simbolico, cioè ci permette di fare lo studioso più asettico, ci permette di costruire il contesto storico e sociale in cui è nato il brano. Però ha anche un valore simbolico, insomma, che sta nascita un po' turbolenta, e densa e intensa. Vogliamo vederlo adesso la parte sul testo anche in italiano? Sì, vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, la musica, questo è l'unico documento che è relativo alla musica. La partitura datata il 21 luglio del 21, e questo ha tratto in inganno un sacco di gente. Molti prima di me hanno scritto che non potrò riposare è nata nel 21 perché hanno visto questo. E resta manoscritto, la Scelli scrive questa versione nel 21 e basta. Invece il testo ha sorti diverse, perché l'avvocato Simi lo dà alle stampe. Se riesco a farvelo vedere, eccolo qua. L'avvocato Simi lo dà alle stampe nella maniera più comune per i poeti dell'epoca, cioè all'epoca in realtà si usava anche per la poesia improvvisata. Quando c'erano le gare di poesia improvvisata andavano sotto il palco due, tre, quattro scrivani che scrivevano in tempo reale ognuno due versi, poi questi versi venivano riassemblati e queste gare venivano pubblicate in dei libretti, sliguretus, no? Che circolavano, che circolano ancora oggi, grazie ai quali noi conosciamo i versi dei poeti improvvisatori già dal primo 800. I poeti a tavolino, cioè quelli che componevano come Simi, invece pubblicavano su fogli volanti, cioè su fogli come questi, che stampavano in tipografia e mettevano in commercio. E Simi lo pubblica nel 29, quindi dal 15 ci spostiamo al 29. Questo è il primo in assoluto, 9 agosto 1929. Succede questo, che alla poesia Diosa, che come vedete è una poesia, vi ho detto, d'amore, dedicata a una donna della quale non conosciamo l'identità, composta da 9 sestine di endecasillabe, quindi 9 strofe, ogni strofa ha 6 versi, ogni verso ha 11 sillabe. C'è anche uno schema di rima ricorrente, che è ABABCC, coro momentu, oro pensamentu, bravo tam, tutte le strofe hanno questa struttura. Nel frattempo, dal 15 al 29, lui compone anche a Diosu, che è la risposta che Diosa dà al poeta che gli ha dedicato i versi. Una poesia identica dal punto di vista formale, non che si stia in endecasillabe, è perfettamente simmetrica dal punto di vista del contenuto, perché la prima strofa di Adioso risponde alla prima di Adiosa, la seconda risponde alla seconda, la terza e così via. Significativo anche sulla luce dei tanti chiacchierate che ho fatto con Stefano o anche dell'arrangiamento che ha fatto Roberto, è che qua è scritto molto chiaramente che anche Adioso era già pensata per essere musicata. Versi di Badorissini e musiche di Giuseppe Rascelli. Vi dico solo un'ultima cosa, intanto ci siamo spostati di 14 anni al 15 e 29, ma in Italia sono successe un sacco di robe in quegli anni. La prima guerra è scoppiata ed è anche finita, è entrato al potere il fascismo, nel 26 vengono inasprite le leggi di pubblica sicurezza e non è più possibile liberamente stampare un testo, anche un disegno, diceva la legge, e metterlo in circolazione liberamente. C'era tutta una procedura che era normata, regolamentata da queste leggi di pubblica sicurezza, che prevedeva il passaggio dal questore. E quindi Simi fa questo, stampa sto foglio in tipografia in numero,
questo è il frontespizio, e questo è il primo in assoluto, come mi è stato dato da Agostino dal film, è quello che lui manda al questore, che il questore gli rimanda indietro. Vedete che ci sono le carte bollate. Visti gli articoli 114, questo risponde il questore, visti gli articoli 114 della vigente legge di pubblica sicurezza, eccetera, 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 si autorizza l'avvocato Semi Salvatore a farne la distribuzione e la vendita. Numero 13 agosto 1929. Timbro della Regia Questura di Nuoro e la firma del questore. Cosa è successo? Fondamentalmente, con questa operazione, il testo degli OSA ha passato la censura. Ora, è anche semplice, se noi la leggiamo, la leggerai. È una poesia d'amore, non ci sono riferimenti politici, però comunque sì, mi ha dovuto fare tutta questa procedura. E questo testo ha anche una certa fortuna, perché poi lui lo ristampa nel 38, quindi evidentemente 9 anni dopo continua a chiederglielo, continua a aver bisogno di farlo circolare, e nel libro c'è la copia anastatica del foglio volante del 38. E in più ho fatto un'altra cosa, visto che il libro è pubblicato da un editore nazionale, quindi ha la sua circolazione a livello nazionale, ha come operazione di servizio per i non sardi, ma credo anche per tanti sardi, ho chiesto a un amico e collega, Sebastiano Piroso, di realizzare una nuova traduzione in italiano di entrambi i testi, sia di Adiosa che di Adioso. Quando l'abbiamo presentato un po' di tempo fa all'Università di Cagliari, Sebastiano era presente, Francesca ci ha fatto il grande regalo di leggere la traduzione in italiano, e ce la fai sentire. Ecco, coraggiosamente mi hai chiesto di rileggere. Io provo a seguire in tempo reale, vi faccio a questo punto vedere il testo in sardo, invece voi ascolterete la traduzione in italiano di Sebastiano. Non posso riposare, amore, cuore. Penso a te in ogni momento. Non essere triste, gioia d'oro, né dispiaciuta o preoccupata. Ti assicuro che bramo solo te, poiché t'amo forte. T'amo, t'amo e t'amo. Amore mio, gioia d'amare, il mio affetto è dato solo a te. Se avessi avuto le ali per volare, 1000 volte allora sarei volato, per venire almeno a salutarti, se non altro, almeno per vederti. Se mi fosse possibile, d'angelo di spirito invisibile, prenderei le forme, e ruberei dal cielo il sole e le stelle, e formerei un mondo bellissimo per te, perché tu possa disporre di ogni bene. Amore mio, rosa profumata, amore mio, garofano olente, amore, cuore, immagine adorata, amore, cuore, sono anelante, amore, sei il sole rilucente che spunta al mattino in oriente, sei il sole che mi illumina, che esalta il mio cuore e la mente, giglio fiorito, candido come la neve, sei nel mio cuore sempre presente. Amore mio, amore, che tu viva senza amarezza né dolore. Se la luce delle stelle e del sole, se il bene che viene nell'universo avessi potuto raccogliere tutto insieme, come un palombaro mi sarei immerso in fondo al mare per donare a te vita, sole, terra e mare. Un ritratto, se fossi stato un pittore. Una statua di marmo ti avrei fatto se fossi stato un eccellente scultore. Ma con dolore dico, non sono capace. Ma non valgono niente marmo e tela in confronto all'amore. Vela d'oro. Ti vorrei abbracciare, baciare per versarti l'anima nel cuore. Ma da lontano ti devo adorare. Pensando che tu m'ami, mi ristoro. Che della nostra vita tele e trame hanno sorte comune, poiché mami la bellezza dei tramonti, del mattino l'alba, l'aurora, il sole lucente, i profumi, i canti della primavera, gli zeffiri, la brezza rilucente del mare, l'azzurro del cielo, le cose più belle dono a te, angelo. Ma dove l'ho trovato? Risposta che dà lei, perché poi quando leggerete il libro, nella risposta a Adioso, lei a un certo punto dice: sì, vabbè,
scultore, quadri, ma non ci sei, cioè è tutto molto bello, ma in concreto non ci sei. Quindi questa è tutta la parte storica legata anche al testo. A un certo punto arriva tutta la raccolta del materiale musicale, che è tantissimo, perché ci sono tantissime versioni di questa, di questo che poi diventa un brano appunto musicale. Quante ne abbiamo citato prima? Censì le aveva trovato lì, erano 130 e qualcosa. Poi il libro sta andando molto bene, è uscito il 16 settembre, a novembre abbiamo fatto una ristampa e l'editore cortesemente ha concesso di fare delle piccole correzioni, per cui ho corretto qualche piccolo refuso che era rimasto qui lì e nel frattempo avevo trovato le altre versioni, ho aggiunto 10, quindi sono oltre 140. Ma settimana scorsa era Ozieri a presentare il libro, abbiamo invitato il coro di Ozieri a cantare che a fine presentazione mi ha regalato il loro bel CD in omaggio, in cui, uscito nel 2014, in cui c'era una versione di Un po' tra le cose che a me era sfuggita. Più quella di stasera 140. Quelle incise, quelle incise di non le... No, ma è un problema reale, nel senso che molta... Ci sono versioni estremamente famose, l'ha incisa Placido Domingo, il tenore lirico per la Sony, quindi dischi che circolano dappertutto. Però molte sono produzioni sarde, a circolazione locale, tantissimi cori in Sardegna si quotano, stampano il disco, non lo mettono nei circuiti commerciali, lo tengono loro, non lo prendono i parenti, quindi tu poi non lo trovi nei database, negli archivi. E quindi è difficile censire. Quindi sicuramente, almeno 140, sicuramente. E stasera ce ne fai sentire una di queste che hai raccolto, che troviamo, e così ci spieghi un po' poi tutta la parte musicale. Sì, io in realtà... Allora, il libro ha una prima parte, quella storica che un po' vi ho sintetizzato, una seconda parte dedicata alla descrizione del testo e della musica, e poi il cuore del lavoro appunto è questa sorta di percorso delle tappe del successo, che sono tappe che passano fondamentalmente attraverso la discografia. Per cui io parto dalla prima registrazione, insomma, forse non sentiamo quello, ve ne parlo, 1929, la più antica in assoluto, e vado avanti e ripercorro un po'. È bello perché è anche un po' un modo per ripercorrere la storia della musica in Sardegna, cioè ci sono alcune tappe fondamentali che hanno contribuito a rendere la famosa, quella dei cori moresi, quel fenomeno della coralità morese che nasce negli anni 50, che le incidono negli anni 60, sono i primi. C'è Maria Carte, il folk renano degli anni 70, c'è il rock in lingua sarda dei Tazende, c'è veramente di tutto. Quindi tu, ripercorrendo le varie versioni, le varie esecuzioni, riesci anche un po' a rendere conto, a sintetizzare che cosa è successo dal punto di vista musicale in Sardegna nel Novecento. E quindi insomma il cuore del libro fa questo, non ve lo racconto tutto perché non ce ne andiamo più. Dimmi tu, un modo veloce che io spesso uso è questo, cioè nell'ultima pagina del libro, il libro ha un CD allegato che contiene 19 tracce. È stata tosta perché quelle 140 mi hanno stupito anche a me. Infatti, come l'hai fatta la scelta tra queste 140? Impazziti, c'è gente in giro per la Sardegna arrabbiata con me, da molto più. Però diciamo, le cose, 140 incisioni e 78 minuti di musica che sono quelle che stanno in un CD. E ho usato vari criteri, inizialmente un criterio storico, per cui ci sono le più antiche, poi i criteri variano. Io forse un modo veloce, poi ditemi voi qual è scorrere l'indice, quindi nell'ultima pagina c'è l'indice del CD allegato. Se io scorro questo riesco un po' a raccontarvi sia come è fatto il disco, sia come è impostato il libro. Allora, questa è una interessante. Facciamo, se siete d'accordo, sì, sì, io volete descrivo, diciamo, poi mi dite voi quale volete sentire. Sì, possiamo far così, no? Allora, in questa strana storia di Non posso riposare, che ha questo assurdo qui, cioè è un brano di musica scritta, molti pensano che sia di tradizione orale, invece è un pezzo d'autore, ma di fatto è stato trattato come se fosse musica tradizionale, perché praticamente nessuno degli interpreti l'ha eseguito leggendo la partitura. Cioè, normalmente la musica scritta, Mozart scrive un quartetto d'archi e chi suona il quartetto di Mozart legge le note che ha scritto Mozart. Qui è una musica scritta, ma nessuno ha fatto così praticamente. Quindi tutti gli interpreti hanno ascoltato la versione fatta da qualcuno prima di loro e partendo da quella l'hanno riarrangiata, modificata, reinterpretata, riadattata, così come succede normalmente nella musica di tradizione orale, non nella musica scritta. E quindi questo è già un aspetto interessante. E in tutta questa storia paradossale, nonostante noi dell'originale abbiamo sia il testo che la musica che vi ho fatto vedere, nessuno l'aveva mai incisa, cioè in quelle 140 versioni non c'è l'originale. Allora con Ottavio abbiamo voluto fare questo lavoro qua, abbiamo coinvolto Piero Pretti, che è un tenore, un cantante lirico morese,
che sta facendo una brillante carriera in questi giorni al Teatro Real di Madrid, che canta la Bohème di Puccini. Abbiamo chiesto a Piero di eseguire la versione originale. Gli avevo dato uno spartito che ho trascritto e riportato anche nel libro, e quindi questa è una traccia inedita realizzata apposta per questo disco, che però contiene la versione originale, cioè quella voluta da Sini e Rachel, e questa è la prima, molto, molto bella, molto interessante. Questa è la più antica. Maurizio Carta nacque a Mogoro, ha vissuto a Oristano. Da ragazzo Oristano lui usava uscire la sera a musicare in Sfegnas, a fare le serenate alle ragazze, e sono riuscito anche a ricostruire un po' le vicende delle origini. Passava Oristano, non sa bene perché, un produttore discografico che albergava lì, si affaccia dalla finestra del suo albergo, sente questi ragazzi che cantano, rimane colpito dalla voce di Maurizio Carta e lo porta a Milano per incidere i dischi. Sta nascendo in quegli anni la discografia commerciale, cioè i primi dischi 78 giri per gramofono, siamo nel 1928. Maurizio Carta incide tanti dischi, è uno dei primi, dei pochi sardi che incidono in quegli anni lì, uno dei primi, incide per la voce del padrone, per la Columbia, per tante etichette discografiche, per questa Pathé Actuelle, una casa francese, incide un disco che ha da un lato i Muttos Nuoresi, cioè quelli che noi conosciamo come Su Monte e Coraldi, diceva bene Stefano, l'altro brano di Peppino Lascelle che si ricorda ancora oggi, e dall'altro lato Adios. Il disco è raro, era contenuto nell'archivio Mario Cervo che ce l'ha messo a disposizione, l'abbiamo restaurato, e quindi la seconda traccia è questa, 1929. Anche qua un lavoraccio, perché la Pathé Actuelle sono scomparsi i cataloghi. Nell'etichetta del disco non c'è scritto l'anno, qualcuno ha scritto 36, non si sa perché, dalle pubblicazioni, ci salvano i diari di Sini, perché Sini scrive nel suo diario: oggi mi è arrivato a casa il disco con la Dio, 1929, per cui l'abbiamo già fatto così. Anche questo è molto interessante. Poi c'è una pausa nella discografia e si va a loro, vi dicevo, cioè ce ne andiamo agli anni 60, nel senso che negli anni 50 nasce quel fenomeno che chiamiamo coralità di scuola nuoresca, insomma, i cori nuoresi che conosci, quei cori maschili che in costume che cantano in stato, no? E nascono negli anni 50, ma hanno un decennio in cui non incidono, cioè c'è una storia decennale molto complessa da ricostruire, in cui loro fanno concerti dal vivo e passaggi radiofonici. E la storia discografica dei cori nuoresi inizia nel 66, i cori nel frattempo sono diventati due, ancora, Coro di Nuoro e Coro Barbagia, nello stesso anno escono due dischi e entrambi contengono due diversi arrangiamenti di Non Poter Posare. E sono questi due, li abbiamo messi entrambi, traccia 3 e traccia 4. Maria Carta, 1978, altra versione fondamentale, la più grande interprete del folk revival a livello nazionale, riporta il canto alla versione melodica, accompagnamento per voce, sole e chitarra. È molto interessante, intanto perché lei contribuisce in maniera importante a rendere conosciuta Non Poter Posare fuori dalla Sardegna, ma anche per il lavoro che fa. Per esempio, lei canta 3 strofe, le prime due vengono dalla poesia Adiosa, la terza l'ha composta lei, scrive di suo pugno la Sestina e canta quella. Cordas e Candas, 1985, la musicassetta Scalmentu. Questo è importante dal punto di vista storico perché per la prima volta testo e musica si scindono. Noi oggi abbiamo sentito la versione strumentale, questo processo in cui tu stacchi il testo dalla musica, e sia che suoni la musica sia che canti il testo, noi la riconosciamo come Non Poter Posare. Lo fanno in tanti, dopo iniziano loro, perché cantano i versi di Sini sulla melodia del Sangoresa. Sangoresa è uno dei canti, dei geni del canto a chitarra, il canto a chitarra di Corso Sardegna, che sapete, si fanno queste gare di canta chitarra su palco con cantatori professionisti e si cantano 12 foglie, 12 geni, cioè con una sorta di scaletta fissa nelle gare di canta chitarra, canto il reso, nuoresa, butto, sgalloresa, templesina, corsicana, tutto ben definito. Solo due di quei geni, di quei 12 generi, permettono di cantare l'endecasillabo, che sono la disisperata e il canta sangoresa. E con la stanno questa operazione qua, quindi il testo di Sini, la melodia tratta da Sangoresa, da un modulo tradizionale, e un arrangiamento col sound, con la seccana, quindi violini, flauti, chitarre, eccetera. Tazenda, 1988, versione fondamentale, rock in lingua sarda, i maestri del rock in lingua sarda, loro incidono nell'88 questo disco, nel 91 e nel 92 diventano famosi andando a Sanremo, facendo altro, fanno Spunta Nuova dal Monte con Pirangelo Roberto nel 91 e Pizzignoli di Sagherra nel 92. Dal 93 iniziano, ormai sono conosciuti a livello nazionale, girano nelle radio e nelle televisioni e riniziano a proporre Non Poter Posare, questa versione qua che è molto molto conosciuta. Poi abbandonano le versioni storiche, ce ne sono altre importanti, gli anni 80 incide il duo Puggioni, incide Franco Madao, ce ne sono tante, però cambia argomento, se no sarebbero le 19 più antiche e non ci piace.
c'è un capitolo del libro che si intitola I musicisti tradizionali si appropriano di Non Posso Riposare, che è un aspetto per me che vengo dall'etnomusicologia sfizioso, perché in questa strana storia molti oggi pensano che sia tradizionale, ma non lo è un brano d'autore, e la prima parte del libro serve per spiegarti questo. È un brano d'autore, ma tutti l'hanno eseguito senza accedere alla partitura, quindi come se fosse un brano tradizionale. E in tutta questa storia alla fine arrivano i musicisti tradizionali, quelli veri, cioè i suonatori di Launelda, i cantori a tenore, i cantori a concordo, che se ne appropriano. La fanno loro e le eseguono in maniere molto diverse, tra loro adesso non ve le descrivo, se no diventa lungo, Luigi Lai la fa con le sue Launelda, a Boghe Ballo, a Boghe Notte, a tenore, questo è un arrangiamento molto bello. Insomma è un altro tema per me interessante, no? Questo brano d'autore a un certo punto viene fatto proprio dai musicisti tradizionali. Paolo Fresu. E anche questa è una bella storia, quando ci siamo incontrati con Paolo, Paolo ha detto, diciamo la premessa è questa, che il rapporto fra Paolo Fresu e la musica tradizionale sarda è un rapporto molto complesso ma anche raffinato, nel senso che Paolo ha detto in decine di sue interviste e scritto in almeno due suoi libri che lui da un lato ha enorme rispetto, interesse e ammirazione per la musica di tradizione, l'ha dimostrato mille volte, dall'altro in qualche modo ne prende le distanze, cioè lui dice io faccio jazz, è lecito, se tu sei un musicista sardo non sei obbligato a suonare le melodie della tradizione, puoi anche fare riferimento ad altri mondi musicali. E questa cosa la scrive, la dice, la scrive, eccetera. E allora quando mi ha detto Paolo, io ho letto tutta sta roba, ma e qui cos'è successo? E te, che ti devo dire? Alla fine mi sono innamorato anch'io, ho ceduto anch'io al fascino di questa melodia. Per cui lui la esegue la prima volta, ricordate nel 2012 quel ciclo di 50 concerti per il suo 50° compleanno, la esegue lì e viene anche incisa, perché da quel tour è venuto fuori un cofanetto di 6 dischi in cui c'è una versione molto bella, e poi la rincide nel 2014 per quartetto di ottoni, tromba, flicorno, trombone e basso tuba, da cui viene questa traccia qui, una versione molto molto bella, interessante, intelligente. Qua a me interessava invece su un altro tema che tratto, che è quello degli artisti non sardi che in qualche modo rimangono colpiti e le eseguono. Ce ne sono tanti, molti di voi ricorderanno Noah, la cantante di world music israeliana, che le esegue con Andrea Parodi, poi le esegue da sola, eccetera. E un caso emblematico era questo, che Karim Mango, un cantautore che tutti conosciamo, ricordate, è venuto a mancare più o meno 3 anni fa, e lui era in Sardegna per fare un concerto, incontra Maria Giovanna Cherchi, prima di morire, l'ultimo disco di Mango, pubblicato pochi mesi prima della morte, è un disco tutto di canzoni d'amore, nel quale inserisce questa versione di Non Posso Riposare, che è molto bello, è un arrangiamento molto pop, molto moderno, dal 3/4 di quell'andamento da valzerino, la trasforma in 4/4, che lui dice è più radiofonica, è un arrangiamento molto pieno di strumenti, stratifica, molto ben arrangiato, e c'è questo duetto tra un uomo e una donna, che però cantano solo i versi di Agliosa, che funziona, è molto interessante e mi permette di raccontare quella storia. Due inediti, perché appunto avete visto, alcune versioni sono storiche, altre sono realizzate apposta per i lavori. Ilaria Porceddu, molti di voi la ricorderanno, cantautrice originaria di Assemi, diventata famosa a livello nazionale attraverso i talent, partecipò a X Factor, poi l'anno dopo andò a Sanremo, arrivò seconda a Sanremo e continua la sua carriera di cantautrice. E come molti di questi artisti sardi che, insomma, che hanno un palcoscenico nazionale, scelgono Non Posso Riposare perché gli permette da un lato di identificarsi come sardi o di essere riconosciuti come sardi, e dall'altro di fare una proposta musicale che sia accattivante, sia appetibile a livello nazionale. Ilaria la faceva dal vivo nei suoi concerti, sempre, non aveva mai inciso, né inciso una versione per noi. Questo è un altro invece progetto molto interessante, anche questo inedito, Stefano, l'ho già citato qui, prima è qui, pianista, discendente della mitica famiglia dei Rascher, e poi correggimi se sbaglio, nella nostra chiacchierata è venuto fuori di questo. Stefano dice, io immagino che quando Peppino e Badore hanno pensato quel brano, l'hanno pensato come un brano popolare, pensato già per circolare, per essere diffuso, e così accadrà. Nei diari ci sono bellissimi riferimenti di Sini che pochi mesi dopo torna a casa da lavoro e dice Cicita, che era la seconda moglie, mi ha detto che sotto casa dei ragazzi hanno cantato la mia Dio, cioè pochi mesi da quell'esecuzione a teatro già la gente per Nuoro, in giro per Nuoro l'ha cantato. Nel dicembre la scena fa l'adattamento per banda, la banda di Nuoro va in giro per la città due mesi dopo a eseguirla in giro, e quindi dice
se era popolare allora io voglio che sia popolare anche oggi, ne faccio una versione in qualche modo pop, per cui sceglie due voci molto contemporanee, moderne, Alessandro Spericati e Diallo, è il cantante di City Tickets, Betty DeLuomo, carriera molto ampia, tra le varie cose è stata cantante delle Valentes, e la scelta artistica di questa interpretazione è questa, una voce maschile e una voce femminile che eseguono i due testi, quindi Foglio Volante vi facevo vedere prima, quindi la volontà degli autori, il duetto tra l'uomo e la donna che si rispondono, e l'arrangiamento invece di Stefano che riprende l'arrangiamento originale del pianoforte. Quindi c'è questa sorta di, diciamo, di contrapposizione tra queste voci molto pop e questo accompagnamento che risuona classicheggiante in qualche modo, e quindi insomma un'altra versione molto, molto, molto interessante. L'arrangiamento fatto, se non sbaglio, la parentela, Peppino è fratello di loro trisnonno, esatto. È la genealogia che lega Roberto e Stefano a Peppino. Che ragionavamo prima sull'albero genealogico. Estremamente complesso. Discepoli, come ho detto io. Andrea Parodi è l'unico artista presente in due tracce. Sapete che Andrea ha avuto diverse stagioni musicali. C'è la prima fase in cui canta in italiano, prima con il Sole Nero, poi col Coro degli Angeli. Era il gruppo che accompagnava Gianni Morandi nelle sue tournée negli anni 70 in Italia e all'estero. Poi c'è la fase Tazenda del rock in lingua sarda, e quindi quella versione lì. E Andrea lascia Tazenda nel 97, nel 2000 inizia quella sua carriera da solista nell'ambito della world music. E Parodi ha il grande merito di essersi ogni volta reinventato musicalmente. Cioè nel passare da un genere all'altro cambia anche lo stile interpretativo, si rinnova, e non si porta dietro il repertorio, cioè rinnova anche il repertorio. Ci sono due eccezioni, cioè due brani che lui si porta dietro per tutta la vita, uno è Deus ti salve Maria e l'altro è Non posso riposare. E incontra in questa sua ultima vita musicale Aldi Meola, che è un chitarrista jazz newyorkese conosciuto, chitarrista conosciutissimo a livello internazionale, registra un disco dal vivo insieme in cui c'è questa versione di Non posso riposare. Bujumano è il cantante dei Train to Roots, il gruppo ska reggae più conosciuto in Sardegna ma a livello nazionale, che nel 2015 rimase colpito dalle celebrazioni per il centenario della canzone e decide di farne una sua versione, che inizia con le lametas e poi passa a questo sound giamaicano con le chitarre in levare. È un arrangiamento molto raffinato, c'è il testo in parte in campidanese, in parte in logudorese, in parte in italiano, qui la versione allegra, frizzante, ma anche molto, molto interessante. Il disco si chiude col coro Vadoresini, che è il coro di Sanule intestato al poeta Vadoresini, e la penultima traccia non l'ho dimenticata, ma la racconto sempre per ultimo, perché è una storia che io non conoscevo, magari qualcuno di voi la conosce, che è venuta fuori durante le ricerche. Gli Scomod sono gli Ultras del Cagliari Calcio, non lo sapete. E nei racconti, che è stato difficile, lo devo dire, cioè, è stato più facile parlare con Stefano e chiacchierare con lui che non con gli Scomod. Questa è una cosa, la ricerca lo devo ammettere. Non ti immagino, lì devo fare una ricerca. Ma molto interessante, mi ha permesso di scrivere un bel capitolo e di includere questa traccia, perché la vicenda è questa, gli Scomod nascono nel 87, vedete in giro per Cagliari, SC87, non vi capiterà di vederlo scritto da qualche parte. E loro mi dicono, eravamo quattro ragazzi disorganizzati che andavano allo stadio a fare un po' di caos, eccetera. 1990, mondiale in Italia, Italia 90, a Cagliari arrivano le grandi squadre, l'Olanda, l'Inghilterra, le grandi tifoserie, e loro mi dicono, noi lì abbiamo imparato cosa vuol dire essere una vera tifoseria. Da allora, e hanno addirittura cambiato il modo di fare musica, perché prima usavano i tamburi, come per esempio fa ancora la tifoseria della Roma, e poi mi spiegavano, siamo passati ai cori da stadio stile British. Cioè stile inglese, cioè solo voci e battito di mani. Si organizzano prima nel 90, 93, 92 i Tazenda stanno facendo diventare conosciuta appunto Non potrei riposare a livello nazionale, e un gruppo di questi ragazzi si riunisce e compone un testo in italiano, non in sardo, però col metro endecasillabo, che rispetta la struttura metrica del testo, che parla del loro amore per il calcio, per la squadra, eccetera. Bene, da metà degli anni 90 a oggi, io sono stato qualche settimana fa a Santeria, ininterrottamente da oltre 20 anni, se voi andate allo stadio a Santeria, prima che le squadre scendano in campo, dalla curva si leva un coro che recita quel testo in italiano che porto nel libro, intonato sulla melodia di Non potrei riposare. Quindi questo brano da un canto d'amore ha acquisito mille altri significati. Questa è una traccia fatta semiclandestina in culo, quindi la qualità dell'audio non è eccezionale,
però è interessante perché permette di raccontare quell'aspetto lì. Adesso quello sentiamo, scelgo io. Scegli tu. Voi umani. Originale, partiamo dall'originale. Dai, anche voi umani. Scegli tu. O facciamo una strofa. Allora c'è una richiesta che viene dal pubblico, è una, siccome noi non siamo democratici, una richiesta che viene da Francesca che non è l'ultima. Allora, una è la versione originale, la faccio sentire perché è interessante e la seguiamo anche dallo spartito, che è Piero Pretti. Pagina 38. Nella melodia è quella, diciamo, più vicina alla volontà degli autori, probabilmente più simile a quella che quel certo Luigi Dore cantò il 3 ottobre del 15 in quel teatrino di Nuoro, e appunto l'originale. Poi chiedevano Buciumano e Andrea Paroli. Allora Buciumano inizia con un'introduzione più o meno di un minuto di Laurentas, dove ci sono delle Laurentas che eseguono la melodia, che quindi vanno avanti se non ci prende troppo tempo. Scusate, faccio una considerazione di marcelleria. Cerca anche il testo perché c'è una parte scritta da loro. Adesso che sentire un pezzo che ho scelto io, democrazia c'è. Beh,
vi dico due cose però. Allora, dei quattro brani, diciamo, dei musicisti tradizionali, io li ho scelti perché ci sono operazioni molto diverse nel modo in cui questi musicisti tradizionali trattano questi materiali musicali. Luigi Dai fa questa operazione qua, sceglie l'unico kunzei. Sapete che l'Elorenta non sono uno strumento, ma sono una famiglia di strumenti detti kunzei, che sono diversi tra loro perché hanno a disposizione nelle due canne melodiche note diverse. Luigi Dai sceglie la Fiudetta, che è l'unico concerto che ha a disposizione tutte le note che servono per eseguire questo brano, e fa una versione strumentale riprendendo la melodia, con tutto un lavoro sull'armonia, perché questo è un brano tonale, quindi sono gli accordi sotto che cambiano, e le Lonetas invece hanno un bordone, hanno una nota fissa, quindi c'è tutta una serie di aggiustamenti nel modo in cui questa melodia viene accompagnata, ecco, per farla molto, molto semplice. I due tenori fanno un'altra operazione, nel mondo del cantatenore la creatività che porta a generare nuove melodie è tosta. Però nel cantatore non esistono canzoni fisse, esistono dei moduli musicali che permettono di mettere in musica testi poetici, differenti tra loro. L'importante è che rispettino una certa forma metrica. L'endecasillabo può essere cantato o a boghe notte, che è uno dei modi di cantare, che è come lo canta il tenore di Nuoro, o a boghe ballo, a ballusello, perché a ballulesto si canta l'ottonario. Quindi loro fanno questa operazione qua, non troverete la melodia composta da Rascelli, troverete il testo di Sini reinterpretato con questi moduli tradizionali del cantatenore. Il concordo di Sant'Ussurgio, il concordo è sempre una forma di canto a quattro voci maschile, fanno un'operazione differente, lì c'è un apporto creativo più importante, cioè loro riprendono in parte la melodia di Sini, la modificano, per esempio la comprimono. Il canto a concordo non è un'ottava di estensione, per cui loro prendono il primo modulo, poi il secondo che va più su lo schiacciano e lo riportano giù, però la melodia ci ricorda quella originale, e poi la armonizzano a quattro voci con questo sistema che è quello tipico del canto a concordu, questa tradizione di canto che normalmente in Sardegna si usa in Settimana Santa per cantare i Miserere, gli Stabat Mater o i repertori profani delle Studiantine, eccetera. Quindi diciamo, riconoscete un suono, un sound, un'armonizzazione a condotta delle parti tradizionali, in parte riconoscete la melodia di Rascelle, e c'è questo appunto lavoro creativo dentro le maglie di questa pratica tradizionale. No potere posare amore coro, pensa di eso Oh,
po'. Le aree geografiche. Le aree geografiche, ma ripeto, prima di arrivare verso la fine e capirete insomma poi tutta una serie di cose, io voglio chiedere a Marco, così come ho chiesto a tutti gli ospiti che sono venuti qua, che ruolo hanno e l'importanza, per esempio, che hanno le biblioteche per un etnomusicologo, quindi per tutto il lavoro che c'è di ricerca. In questo particolare lavoro, se hanno avuto un'importanza o meno, stanno partendo altre versioni o sono... Ah no, la suonerie... La 142. Sì, magari le versioni sotto banco qua e le lanciate. E quindi vorrei sapere da te, in qualità di autore e di studioso, che ruolo hanno per esempio le biblioteche. Qua la biblioteca Emilio Lussu per esempio ha una sezione Sardegna, uno dei suoi gioiellini è proprio la sezione Sardegna, per cui se ne a rientro dalle vacanze avrete voglia insomma di farvi qualche ricerca e capire meglio chi erano anche questi due personaggi, sappiate che qua c'è parecchio materiale al riguardo. Dimmi un po'. Beh, diciamo intanto, nonostante l'elettromusicologia è una disciplina che rientra nelle scienze umanistiche, per cui ho molti colleghi dei dipartimenti che lavorano esclusivamente sui libri, filosofi, eccetera. E noi veniamo dall'antropologia, quindi c'è una parte grossa del nostro lavoro che viene fatta sul campo, che è una parte molto bella, per cui diciamo, mettiamo così, io, i dati che raccolgo per il mio lavoro, molti di questi dati vengono dall'andare nei contesti in cui la musica si fa, osservarla, parlare con i musicisti, un rapporto diretto con i musicisti, a differenza dei musicologi storici. Io i colleghi musicologi storici li prendono in giro dicendo che noi ci occupiamo dei musicisti vivi, quando muoiono iniziano a puzzare, li lasciamo a loro e poi se ne occupano loro, a noi ci interessa la gente che fa musica. Quindi diciamo che il rapporto con i libri e quindi con le biblioteche è una parte del lavoro, cioè uno dei nostri modi per conoscere è quello di avvalerci delle fonti scritte. E per me personalmente, a me piace l'oggetto, per me personalmente la biblioteca è il posto che conserva i libri che io non riesco a trovare in altro modo, questo forse non è bellissimo dirlo qui, però è così, nel senso che a me capita molte volte di arrivare a un libro, lo leggo, mi piace e lo voglio avere. Allora, se è ancora in commercio lo compro nuovo, se non è in commercio lo compro attraverso i siti tipo The Books, no? I siti di libri usati, dove tra l'altro non ho mai capito perché, ve lo spiegherete. Spesso ci sono libri dismessi delle biblioteche che vengono rimessi nel mercato e quando un libro mi serve consultarlo per ragioni di studio, non posso averlo, non posso comprarlo, non posso avere una copia da conservare a casa, vado in biblioteca. E lì si costruisce una parte del sapere, perché comunque diciamo i saperi sono sempre stratificati. Cioè, c'è una parte del lavoro che hanno fatto gli altri prima di te e tu devi prima di tutto conoscere quello. Poi andare sul campo, raccogliere altri dati, mettere assieme con quello che hai letto dei libri e provare a dare un piccolo contributo in più di conoscenza rispetto a quello che già si sapeva. Grazie. Tra l'altro qua c'è una bibliografia infatti bellissima, per cui quando leggerete questo libro avrete poi modo di seguire un pochino anche alcuni percorsi che ha fatto Marco nella ricerca. A proposito di libri, delle biblioteche, c'è... Sollevate un attimo le tazze, se ce le avete ancora portate di zampa, perché l'ultimo incontro, vorrei vedere, qua bisogna che i ragazzi facciano una rapida indagine, la più strana della serata, vince un libro a scelta, messo a disposizione dalla biblioteca Emilio Lussu. Dietro qua abbiamo uno dei settennali, ma dietro vengono cose... Io vi farei notare, non voglio influenzare la giuria, ma la finezza di Stefano Rachel, che vi dicevo che Rachel vengono solo di esatto, iniziata, è un patriottico, è arrivato con la bandiera della Francia. Sollevatele un attimo le tasse. Sollevatele. Vediamo la soddisfazione. Oh, che? Ne sto vedendo veramente belle. Mi sa che ve la giocate, c'è un ex eco tra quella in fondo è uno dei sette nani che vedo qua da parte. Allora, in realtà abbiamo temporeggiato, prima qualcuno diceva, noi vogliamo sentire quella versione nello specifico. Io vi saluto qua, perché poi quando arriveremo a presentare quella versione nello specifico e sentirete e vedrete,
difficilmente si riesce a dire qualcosa dopo. Perché ancora no, ancora no. Difficilmente si riesce a dire qualcosa dopo, quindi sicuramente io e Marco ci salutiamo prima, perché ve lo assicuro, nessuno se la sente di dire qualcosa. Io vi ringrazio intanto, poi lascio la parola a Marco perché così ci presenta bene, bene, bene questa versione. Vi state già muovendo e non vi ho detto andatevene, fermi. non fa, dici, ci salutiamo subito, viene l'ansia, via, via, non avete neanche problema del parcheggio a pagamento, fermi. Allora, io vi ringrazio, è stata una bellissima esperienza, ringraziamenti che ho fatto all'inizio, vi ribadisco anche adesso, però insomma è stata una bellissima esperienza per tutti quanti noi. Grazie a te per aver chiuso, credo non ci fosse un modo migliore per chiudere questa rassegna, ed è qua anche la scelta di chiudere, nello specifico questo incontro, con quello che andrai a presentare. E grazie a quest'oro meraviglioso che hai portato questa sera con te, questa versione che potrò dire io c'ero e ho conosciuto due le rascelle e tutti gli altri musicisti che hanno dato vita a questa versione, quindi grazie Marco, grazie a voi, lascio la parola a te per presentare. Sì, ma in realtà ci siamo consultati a lungo con Francesca, perché è sempre la scelta difficile. Se io dovessi sintetizzare in maniera estrema le tappe del successo, sono tre passaggi, sono i Corinuoresi, Maria Carta e Andrea Parodi. Andrea Parodi, vi dicevo, in realtà l'ho inciso in varie versioni, nell'84 col Coro degli Angeli, nell'88 con Itazenda, nel 2005 con Aldi Meola. C'è però una versione che non è sul disco, ma è su un video, che è forse la più conosciuta, anzi senza forse, la più conosciuta in assoluto. Io in questi due anni raccontavo un giro che stavo lavorando a questo libro, tutti in Sardegna e lì fuori mi parlo di questa versione qua, che è una versione spesso dura da rivedere, ma molto significativa. Cioè, l'ultima parola del libro è vita. Adesso non andate a cercare l'ultima pagina, perché l'ultima pagina è l'indice del cibo. E prima c'è la discografia e prima la bibliografia, però del testo vero e proprio l'ultima parola è vita, perché c'è la versione che Andrea Parodi cantò il 22 settembre del 2006, il suo ultimo concerto. Molti di voi conosceranno questo video, anfiteatro di Cagliari, anfiteatro romano, ancora si facevano i concerti. Dopo un lungo concerto con Andrea e tanti ospiti, come bis viene chiesto non posso riposare. E quella delle versioni molto forte. Tra l'altro io nella parte, nel libro in cui c'è questo capitolo sulle ragioni del successo, in cui rifletto sulle ragioni del successo, credo che la mediatizzazione del brano, cioè il fatto che sia stato mediatizzato, inciso in 140 versioni, abbia avuto un ruolo importante, e anche la presenza dell'audiovisivo. C'è un altro video molto bello, vediamo, l'ultimo concerto di Maria Carta, 1993. Maria Carta e Andrea Parodi sono accumulati dal fatto di aver reso famosa Non poter posare, ma anche dal fatto di essere stati artisti che hanno scelto di portare la loro sofferenza, la loro malattia, la loro sofferenza sul palcoscenico e di condividerla con il loro pubblico. Maria Carta fa quest'ultimo concerto nel 93 a Cagliari alla Fiera, con tanti ospiti tra cui Itazenda, e eseguono assieme Non poter posare. Simbolicamente quel video in cui li vedi assieme, Andrea giovane, con capelli lunghi, segna il passaggio di testimone, perché poi sarà Andrea Parodi a renderla famosa. E la potenza di questo che vediamo tra un po', secondo me, sta anche molto nel video. Cioè, se noi di questa esibizione avessimo solo l'audio, non funzionerebbe così. Lì c'è anche, adesso la butto meno sul poetico e più sul tecnico, delle scelte di regia, perché c'è una regia molto abile che indugia un po' su Parodi, un po' su Valentina Casalera, sulla moglie, che sono molto forti. E credo veramente che, come la conclusione è un po' che Non potrebbe avere tanti significati. Nessuno di noi sardi, diciamo, si relaziona con quella musica solo in termini estetici, cioè è bella o brutta, c'è molto di più. Noi non ascoltiamo perché ci decidiamo che è bella e che non è brutta. Ci sono significati identitari, molti la identificano come lì nella Sardegna, ci sono tante cose. E credo che questo video qua abbia aggiunto un altro significato, perché in questa situazione in cui Andrea è pronto a morire, è magro, cioè anche, veramente l'immagine lì è potente, c'è questo cappottone grande fuori misura che lo copre, perché lui aveva molto, molto freddo a fine concerto, e veramente poi quello è il suo ultimo concerto, è l'ultimo brano del concerto, perché il bis Andrea muore 25 giorni dopo questo brano qui, e esegue questa versione di Non potrei posare, dove tutto rimanda in qualche modo
cose tristi alla morte, ma in un fondo diventa un inno alla vita, perché l'energia, la passione, cioè, si invertono i significati, per cui oltre ad essere un canto di un poeta di salute, di un compositore appartenente alla famiglia illustre, un canto dei nuoresi, un canto d'amore, un canto identitario per i sardi tutti, per le tifoserie, eccetera, diventa con quella versione lì anche un po' un inno alla vita. E insomma, io dopo questo video è difficile dire altro, per cui io vi ringrazio, vi saluto qui e chiudiamo vedendo questa interpretazione di Andrea Parodi. Grazie. Non potrò riposare.
prossimo figlio. Ciao, buona notte a tutti, grazie a tutti. Grazie di cuore a tutti, grazie di cuore. Ciao! Grazie, grazie a tutti, grazie Marco. Grazie.